Buon pomeriggio e benvenuti in questo nuovo video. Non so se avete visto mai il film Sliding Doors. Sliding Doors è un film del 1998. Gwyneth Paltrow è Ellen, lavora nelle pubbliche relazioni e sta con Jerry, che è interpretato da John Lynch. In questo film vediamo Ellen direttamente licenziata purtroppo e lì si arriva al momento topico del film, il momento metropolitana. Prima strada. Ellen riesce a prendere la metropolitana, va a casa, becca il suo lui con la ex a letto. Vicissitudini, si rifà una vita con un uomo affascinante, conosciuto nella metro, praticamente le era caduto l'orecchino e lui gliel'ha preso. Poi si scopre incinta e insomma, in sostanza, viene investita da un'auto. Strada 2, lei non riesce a prendere la metropolitana e quindi chiama un taxi. Ci mette del tempo, ci mette un po' più di tempo, quindi non becca il suo ex a letto con la tizia. Però ci sono vari indizi, insomma, in casa che la fanno sospettare. Insomma, in sostanza è stata licenziata, prende a lavorare come cameriera, viene molto sfruttata. È un periodo in cui viene spesso, si sente male, si scopre incinta. Si scopre incinta e intanto lui ovviamente la tradisce a destra e a sinistra e continua a tradirla anche con l'ex. E questa ex a un certo punto rimane incinta anche lei, quindi telefona e dà questa meravigliosa notizia a Ellen che sconvolta, insomma, ha una specie di battibecco sulle scale con lui, cade dalle scale e sviene. Le storie a questo punto convergono, lei si trova comunque in ospedale e purtroppo perde il bambino. Il dottore dà la triste notizia al fidanzato, che nella prima storia è James e nella seconda storia è Jerry, che non sapevano entrambi della gravidanza. Il finale però nelle due storie è purtroppo diverso, perché nella prima storia, cioè la storia in cui Ellen riesce a prendere la metro, purtroppo muore. Nella seconda storia invece, dove perde la metro e quindi si trova con Jerry, si riprende. Perché vi ho parlato di questo film, che sicuramente in molti avranno visto, era un film abbastanza vecchio e l'hanno ridato in televisione tantissime, tantissime volte. Mi è venuta in mente una cosa. Ci sono, penso che molte persone di noi avranno riflettuto una volta nella vita su questa cosa qua. Vi invito comunque a riflettere adesso. Esiste nella vita di ognuno di noi, esistono delle cose che purtroppo non possiamo cambiare, delle cose che avvengono al di là del nostro controllo, al di là della nostra volontà. Quindi parliamo di lutti, parliamo di situazioni di malattia, parliamo di cose del genere. Insomma, queste cose qui purtroppo non si può assolutamente evitare. Se riguardano dei parenti, se riguardano degli amici, delle persone conosciute, eccetera. Però ognuno di noi compie delle scelte nella vita, no? E queste scelte potrebbero, ecco, nel caso in cui si possa prendere o meno una metropolitana, o scegliere di prenderla o no, fare ritardo di un appuntamento, magari succede qualcosa dopo, insomma, si può incanalare la propria vita in una sliding doors, cioè se io avessi fatto quella cosa o se quella cosa fosse avvenuta, cosa sarebbe successo? E si segue una linea di eventi che ovviamente concatenati portano a dei finali diversi, a delle situazioni diverse. Nell'altro senso, ci saranno una serie di altre situazioni diverse che porteranno ad altre conseguenze diverse. Giusto un attimo, seriamente, io ho riflettuto per esempio sul fatto che c'è stato un forte periodo in cui io, cioè più che un periodo, io volevo iscrivermi all'università in un'altra città, volevo iscrivermi ad un'altra facoltà e via dicendo, quindi fare un percorso di studi completamente diverso rispetto a quello che ho fatto in un posto diverso. Sicuramente sarebbero successe una serie di cose diverse perché nella città in cui sono stata ho suonato con degli amici, ho avuto delle band, ho avuto delle conoscenze, ho avuto delle storie, ho avuto delle amicizie forti, dei litigi, delle situazioni, cose che mi hanno portato per dove sono adesso e per come sono adesso ad avere determinati amici, ad avere non più determinati amici, a considerare determinate cose in un modo, ad avere la vita che ho avuto. Ma se io visto e considerato che è successo in una parte molto importante della mia vita, purtroppo è venuta a mancare mia madre. Quello è un evento inevitabile che io non avrei potuto evitare. Quindi, qualora io fossi andata da un'altra parte, comunque quella cosa lì sarebbe successa in ogni caso. Ed è successa comunque prima. Quindi la mia decisione di iscrivermi all'università è avvenuta dopo.
e l'ho presa un po' per stare vicino alla famiglia, eccetera. Però se io avessi fatto un'altra scelta, fossi andata da un'altra parte, avessi conosciuto nuove persone, chissà cosa farei adesso, chissà dove sarei adesso, chissà se farei un lavoro diverso, chissà se sarei partita per vivere alle Bahamas, per vivere in America, per non so, mi avrebbe portato una serie di conseguenze, di situazioni e di conoscenze diverse, magari sarei sposata. Ma non credo, se ho la testa che ho, non credo, perché la testa è quella. Senza fare sproloqui complicati, perché non è assolutamente il mio campo questo. Il destino, praticamente, io mi sono segnata anche una sorta di definizione del destino. Il destino sarebbe una serie di eventi inevitabili che accadono secondo una linea temporale, ovviamente, soggetta alla necessità e portano a un finale prestabilito. Io vedo spesso le persone che credono nel destino, che dicono un po', forse le prendo sempre come giustificazioni le cose che cadono, tipo era destino che andasse così. È un po' consolatoria spesso questa frase, ma mi sono chiesta, io non so ancora bene rispondermi, ma credo di saperlo in un certo senso. Mi sto facendo un'idea, ecco, bisogna avere del tempo per farsi queste idee più importanti. Voi credete nel destino? Credete che una cosa avvenga per destino? O credete che sia tutto casuale? Oppure credete ancora che il destino ce lo facciamo noi? Quindi poter scegliere come iniziare un'azione, in poche parole, e poi creare una serie di situazioni che dovrebbero verificarsi per quella scelta. È un po' complicato perché se esistesse il destino e tu sei destinato, mi viene in mente anche Final Destination come film, cioè anche se loro tentano di cambiare la situazione in qualche modo, la morte comunque prende le persone nell'ordine in cui aveva prima stabilito di prenderle. Quindi, vabbè, quel film è fantastico, secondo me, per molti è trash, io non so se l'avete visto, ma se non l'avete visto dovete vedere Final Destination, assolutamente. Io credo che le persone degne di nota lo avranno visto. Sto scherzando. In realtà bisognerebbe impelagarsi sul discorso del tempo, la teoria della relatività di Einstein e via dicendo, o le teorie quantistiche che hanno dimostrato una cosa o un'altra, ed è quello per cui sono quelli i punti da cui si parte per chi dice il destino esiste o il destino non esiste. Io voglio buttarla sul sociale, sul molto easy, tranquillo. Per voi il destino esiste? Oppure secondo voi è un modo con cui noi ci consoliamo quando magari le cose vanno bene o vanno male? Vedi, quando fai una grossa vincita, era destino che io vincessi quella somma, era destino che io superassi quell'esame, oppure era destino che andasse così, era destino. Però spesso nel caso in cui ci si rivolge a qualcosa di negativo, chiaramente. Ecco, lì è diverso il discorso. Se una persona viene a mancare, tu dici era destino che andasse così, probabilmente era la sua ora, tutte queste cose qua. Quello è uno degli eventi ineluttabili, cioè che non puoi cambiare. Invece, nel caso in cui, secondo me, le persone si rivolgono a situazioni molto diverse, utilizzando le frasi era destino, oppure il destino non esiste o me lo faccio io. Voi in cosa credete? Io ancora sono in fase di elaborazione. Non credo che ci sia un destino prestabilito. Ecco, forse sono più nella fazione che il destino ce lo facciamo noi. Quindi sì, perché penso che sicuramente se noi creiamo una situazione, se possiamo, se abbiamo la possibilità di crearla volontariamente, chiaramente quella situazione poi si porta appresso una serie di conseguenze naturali. Ma non è che noi in queste conseguenze naturali, questa è la mia opinione, è impossibile che noi abbiamo poi non so, un appiglio per cambiare nulla di queste cose. Cioè, non è che se io scelgo di fare un lavoro, scelgo di partire in una città, poi creo l'avvio di qualcosa che non potrò mai più cambiare in vita mia. No, credo che ogni situazione si porti un pacchetto di conseguenze che naturalmente potrebbero accadere nella maggior parte dei casi, diciamo. Però in quelle conseguenze noi possiamo avere comunque una funzione di cambio, di controllo, tra virgolette, controllo non mai totale, perché ogni cosa dipende dal tempo, dipende da noi, dipende da altre persone, dipende dalle situazioni, dipende dalla oggettività, dal clima, dipendono da tante cose, per cui è difficile che il destino esista così impacchettato da creare una situazione per cui
Per l'uomo non è possibile assolutamente inserirsi e cambiare un tassello o qualcosa. E se cambi anche solo un tassello, tu crei tutta un'altra serie di conseguenze che si potrebbero generare. E anche lì puoi cambiare altri tasselli. Quindi. La questione mi sembrava simpatica da porvi. Quindi, se non vi siete mai posti non so, una domanda del genere, esiste un momento della vostra vita in cui se aveste compiuto un'altra decisione, magari ecco, se io non fossi andata all'università in quella città e fossi andata in un'altra città, sicuramente ecco, mia madre sarebbe venuta a mancare lo stesso, sicuramente sarei, probabilmente avrei conosciuto il mio compagno, perché il mio compagno l'ho conosciuto online, quindi in qualsiasi posto del mondo mi fossi trovata, probabilmente poteva succedere lo stesso. Anche, non lo so, altre situazioni che comunque viaggiano al di sopra di questa mia decisione compiuta. Ecco, vi succede? Dove è stata la vostra possibile sliding doors? Questa è la mia domanda. Video veloce, spero di non essere stata con una questione un po' pesante, di non essere stata complicata nello spiegarmi. E comunque. Fatemi sapere le vostre riflessioni qui sotto. Se vi va, mettetemi un like al video e al prossimo.